Il sex symbol di oggi è Massimiliano Rosolino. Benvenuto. Rivederti. Mio, sempre mio piacere, soprattutto quando ci si saluta, che si abbraccia. Qualche muscoletto in meno, ma insomma, ce li hai. Ci difendiamo. Allora, vieni pure qui un po' più avanti in luce. Ho sentito persona intelligente, non è sposata, voglio dire la verità. No. Ma non sei sposato? Io ho detto bello, simpatico, intelligente, sei pure papà, stai con una donna bellissima come Natalia Titova, perché cosa non manca? Sei sposato? Non lo so, non è una cosa che... C'avrai mica un problema. Già mi sta guardando male, già sta guardando male. No, la battuta non è sposato, è intelligente, non è sposato, è un genio secondo me. La verità è scatta l'applauso, ragazzi, perché la verità... L'ho capito solo io, va bene. Però non lo so, la realtà è che ho parlato, io appena ho conosciuto Natalia, dopo pochi mesi ho sempre detto, sai, sarebbe bello avere dei figli, dei bambini, no? Cioè dei piccoli mini vicini che ti accompagnano, con cui puoi giocare. Il fatto del matrimonio, non lo so, vedo una cosa stancante, no? Vedi il matrimonio sul giornale, no? Una cosa infinita, c'è un buco fotografico eterno. Però... Quindi hai saltato quello... No, saltato no, magari quello l'avevo rimandato. Lì, rimandato. E state benone lo stesso. Assolutamente. Però può essere che tu non sia tagliato per il matrimonio e il test a cui ti sottoponiamo oggi, e dovrai essere giudicato da quelle signore là, vedi quelle 50 signore lì. Fammi capire bene qualche gruppo, così faccio la campagna. Tutto quel panel, alzate la mano signore, alzate i fogli. E quali sono le varie possibilità? Allora, le varie possibilità sono, loro decreteranno se tu sei da considerare il marito ideale, l'amante ideale o l'amico ideale. Solo tre possibilità. Solo tre possibilità, in base alle risposte che darà. Anche il nostro parterre interverrà. Io la penso in un modo, vediamo se c'ho ragione. Vai. Vediamo se corrisponde. Vogliamo iniziare? Sì, sei pronto? Aspetta, perché c'è una cosa comodissima. Ho sempre sognato questa cosa. Sì? Non sei mai andato a farti psicanalizzare? Sì, ma ci sono andato, ma non ho mai avuto questa sedia. Forse sono andato a un olocosto. E allora c'è sempre una prima volta. Allora, pronti? Lì, caro Massimiliano, ci sono le signore che ti giudicheranno. Qui alla sinistra c'è una chaise longue. Sei pronto a farti analizzare da me? Certo, se non ci sono trabocchetti mi metto sopra. Atmosfera. Ora puoi sederti. Già fa un po' paura la cosa. Lo so, era quello allora, infatti. Piano, che volevo farti un po' di paura, caro mio. Piano piano. Cerca di metterti comodo. No, questa cosa già mi piace, è un po' piccino, mi sa che l'avete presa qualche negoziato di bambini, però un allungo. Ecco. No, sempre sognato, giù è una cosa meravigliosa. Non ti addormentare. Allora, Massimiliano. Vietato? Vietato? Ma devo dire la verità, nient'altro la verità. Assolutamente la verità. Va bene, cerco di essere più vero possibile. Concentrati. Mi raccomando, eh. Vai. Stai per compiere 40 anni, Massimiliano. Hai più paura di mettere su pancia o di perdere i capelli? Sono problemi. Certo, o ti fai il bagno o cadi a terra, insomma. No, allora, adesso alla soglia, diciamo vicino ai 40 anni, assolutamente mettere la pancia. Quando ero più giovane, più i capelli. Adesso un attimo, che metto la pancia e perdo pure i capelli, così siamo a posto. E quindi vuol dire che t'alleni ancora. Però la risposta, care signore, care amiche, e che ho paura di mettere la pancia mo, perché, Però direi, per quel che ho visto adesso mi sembra esatto, che non ci sia questo rischio. Un attimo, siamo al giorno giusto per abbuffarci. Quando hai dato il tuo primo bacio? Il primo bacio, mamma mia, non mi ricordo manco l'ultimo, figurati il primo. No. Come? No, il primo bacio no, io me lo ricordo, ero piccolo, non piccolissimo. Tipo? Non so, 12-13 anni, non ho bruciato le tappe, assolutamente, no. No, mi ricordo bene, ero in estate, perciò un bellissimo ricordo. Tanto vedi, non ho mai sposato, è felice. La figlia del mio ex allenatore, perciò bellissimo ricordo. Scusa, la figlia dell'allenatore? Sì, certo, certo. Ah, certo. E l'allenatore era contento? O... Ma l'aveva scoperto adesso, perciò. Dopo quanti anni? 27 anni bene, a prescrizione. Ha confessato. Si chiama l'allenatore? Non esageriamo. Però bellissimo ricordo. Vai. Veniamo alla tua famiglia. La tua compagna è una ballerina russa. In casa prevale la fantasia napoletana o la disciplina moscovita? Secondo me
è ovvio che dipende dai punti di vista. Velocemente, secondo me, vinco io, perché secondo me le bambine sono fatte contagiare dalla parte un po' più scostumata. È scostumata. Scostumata. È ovvio che ogni tanto, no, arriva Frozen, gravitova. Frozen è bello. Senza bacchetta magica. Ta, 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 tra, Ma la chiami normalmente Frozen, no, Natalia? No. Da vicino. Anche lei lo scopre adesso. Ti tova da vicino. Va bene. Senti, chi ha fatto il primo regalo all'altro, fra voi due? Ma secondo me è stata la Titova. E non so se non lo sai tu. La Titova, suona male. La Titova, direi. Già questa mi sono beccato. Mamma mia, che sto signore, facendo? Signore, prendete nota. È prima la chiamata Frozen e poi la Titova. Mamma mia, che brutta cosa. Baby, si chiama Baby lei. Allora, chi ha fatto il primo regalo? Sì. Ma la verità è che lei è stata estremamente generosa all'inizio. Ah. Lo è ancora tuttora, però all'inizio in particolar modo. Molto attenta proprio ai piccoli gesti quotidiani. Quindi stavo male, mi raggiungevo, via treno. Comunque il regalo, secondo me lei mi ha regalato la prima vacanza che abbiamo fatto insieme. Una assolutamente. Vacanza che ha chiamato mio cognato con l'agenzia di viaggio, ha fatto, mi fa il regalo, cioè è rimasto tutto in famiglia, capito? Perciò, tutto in famiglia. E dove eravate andati? In Sardegna, bellissimo ricordo, bellissimo. Allora Enrica, vuoi fare una domanda tua, Massimiliano? Questi mi faceva sì, paura però prima devo confessargli che io sono innamorata della Titova. Come l'ha chiamato lui? Per me Natalia Titova è meravigliosa. Non sarai l'unica. Non sarai l'unica. E non sarai l'unica perché... Mi dispiace, non mi posso girare. È una gioia dello sguardo vederla scusate le spalle, scusate il naso perché... Anzi, ringraziamo la Titova che ce l'ha prestato. Grazie. Vado alla domanda. Titova. Senti, no, Rosolino, dimmi una cosa. Non so se com'è andata con Natalia all'inizio, ma a te, quando una donna piace, glielo fai capire oppure aspetti che lei se ne accorga che ti piace? No. Dipende, quando sei adulto, io l'ho conosciuta 12 anni fa quasi, assolutamente sono stato io, e quando sei più grande lo fai con più disinvoltura, quando ero piccolino facevo estremamente fatica, mi ricordo ancora... Una ragazza elementare si chiama Giuliana, non mi sarei mai avvicinato. Adesso vedo i miei bambini che tengono la mano all'amichetto di scuola, esco pazzo, però forse è una via di mezzo. Sei già gelosissimo. Però sì, quando una persona mi piace non ho fatto fatica. Così l'hai detto. Ivan, no, una domanda. Ho detto no, però fatta capire, sì. Ivan. Allora io volevo fare una domanda che si pone sempre su tutti gli atleti, no? Mm-hmm. Che fanno le gare, eccetera. Prima di una gara si fa o non si fa? All'amore, all'amore. All'amore, sì. Ma la realtà è che la questione, secondo me, a meno che uno non c'è la fortuna di stare alla propria partner nel luogo di culto, nel luogo, non so, della cosa, è più improbabile, no? Cioè, non è proibito comunque, no, il fatto che uno è in ritiro che... è senza compagno. Non fa una battuta, non la faccio perché stavo per dire, no. Però mi è capitato in gare diciamo meno diciamo, importanti all'opportunità di testare questa cosa, lo possiamo sfatare. È ovvio che penso che il giorno prima dei giochi olimpici uno non è che vada a pensare, no? Cioè, io direi una cosa, siccome noi abbiamo una grande ipocrisia, chiamiamo fare l'amore e fare sesso, io direi sono due cose completamente diverse. Se farlo prima della quindi gara, se tu hai l'amore, va bene, va fatto anche prima della gara. No, se invece solo sesso puoi aspettare. Ti sta dicendo che non è così. Ma guarda mai, ferma tutto. No, il giorno prima. Anche con la tua compagna, ma ovviamente deve essere passionale. Perché per me esiste solo, cioè non è solo quello, però comunque se uno ha un desiderio, non è che fa così. Però la tua compagna ti aspetta pure dopo. Fino a Paradise. Sì, va bene, però tu hai sperimentato che comunque non nuoce poi non alla nuoce, tua resa ragazzi, se avete sportiva. Dubbi... E questa è la risposta. Andiamo avanti. Anna Pettinelli. Ti curi molto, ti alleni tanto perché hai un fisico pazzesco, asciutto. Quanto nuoti tutti i giorni? È finita la domanda? Questo è il preambolo, no, ti sembra facile. Allora, dai la botta di cazzo. Prima di quanto ti alleni? Tutti i giorni, dedico assolutamente proprio. Il mio mattino uno fa cappuccino e cornetti, porti il bambino a scuola e vaga a correre. Cioè. Quindi ci tieni, no? Ci tieni assolutamente. Vedo la nuance dei capelli ancora bionda, ti aiuti? Questo, diciamo, metti qualche cosmetico? No, cosmetico sono contati. Sono contati? Mi ci metto pure qualcosa, facciamo proprio. Pochi ma miei, come si dice. quello, se ti aiuti magari con un colore, un riflessante, qualcosa. No, ci metto lo shampoo giusto, la crema giusta. Quindi hai più cosmetici tu di Natale? Sicurissimo. Quanto spendi di cosmetici? Ci vuole sei uno che investe. Un centello ci vuole. Ok.
Senti, qual è? Comunque, lasciami dire che questa cosa, questa chase log, sì, veramente funziona. È veramente no, funziona? No, un po' scomodina, sì, hai ragione, però comunque pare sta una business un po' pezzottata, no? Però mi piace. La più scomoda che esista al mondo. Non so, lo so, però a me non dispiace. Sono contenta. Andiamo avanti con l'analisi. Qual è la prima cosa che guardi in una donna, Massimiliano? Ma siamo in spiaggia o siamo in giro normalmente? Perché siamo in città. Guarda, allora, ci sono strada A, quelle che mi piace a me sono i particolari, perciò le mani, i denti, il sorriso, i capelli, vedi che sono pulito, non sono pulita, la pelle, ragazzi, diciamo subito la cosa, io, i peli qua non si portano più, capito? Ma cioè vai lì con la lente a no, vedere. No, sto dicendo, se siamo in spiaggia, le cose, però, vuoi dire, ma sembra voler maledire. No, guarda. Però no, questi sono i dettagli, le mani, cioè... Tu guardi proprio il dettaglio. No, ma non è il dettaglio, sono cose che mi colpiscono. Il dettaglio è uno pignolo che va a vedere, no, che va a trovare i difetti. Invece vado a cercare le cose che mi colpiscono. Va bene. La prendiamo buona come risposta. Avete sentito? Hai detto alle donne più sì o più no? Ovviamente sì, se no che no. In generale, allora no. Può essere. No, che... sì, allora sì, nel senso che cerchiamo di farle contente, no? Cioè, no. Ah, così? No, cioè... no, perché io non ho avuto la malizia che c'hai te, no? Malizia di pensare sì, sì, malizia. Sì, no. No, però mi ricordo una cosa sacrosanta che mi disse una ex, ma tanti anni fa, proprio 10 anni fa, disse devi essere più prezioso. Devo dire la verità che aveva ragione e lo sono diventato. Un pochino, qualche no in più. Adriano, assolutamente. Una domanda. Senti, mi raccomando. Va bene, tra di noi. Aiutami. Senti, ma c'è stato mai un amore che ti ha fatto affondare proprio? Ah, sì. Secondo me due, non è che ho avuto tutte queste storie infinite, però due sì che mi hanno lasciato, mi ha avuto la febbre proprio. Sai, la febbre? Febbre d'amore. Perché lei ti ha mollato? Non so, nell'essere mollato quasi sempre mai la sofferenza, perché quando ti molla vuol dire che ci sta, non è che è bello e buono, ti prendono e ti lasciano. Però sai, magari uno c'ha sempre una speranza, un'aspettativa, cerchi, come la delusione è una un'influenza, deve passare. Quando passa vorresti tornare alla vita di prima. Quando scopri invece con quell'altra, cioè ha trovato già la cura, e là ti ci spezza proprio il cuore, però fa parte del gioco. Deve essere stata una cosa importante allora. Ah certo, l'amore è importante, assolutamente. Ma anche soffrire è importante, e ti bisogna fa capire imparare tante cose. A soffrire. Angela. Io voglio sapere a questo punto che cosa risponderesti a Natalia se lei ti chiedesse di sposarla. Non gli mettete queste cose in testa? No, perché non mi sembra una cosa carina. Passo... No? Secondo me è più grande. Questo è un periodo, no? Però questo è un periodo proprio sacro, no? C'è gente che ha fatto la quarantena, ma insomma. Sono 40 anni. Secondo me come marito ideale prende pochi voti. Non vorrei dire, però domanda importante. Però, no, a parte sono sicurissimo che non lo farebbe mai. Proprio. No. Se fa una cosa del genere vuol dire mi ha tradito. Cioè, non è possibile. No. Perché? No, non lo farebbe mai. No. Non lo farebbe mai. No, va che bene. La conosco. E se lo facesse? Se lo facesse, mica puoi dire di no. Lì che ti volevo sentire. Va bene, per noi è sufficiente, vero signore? Vi siete fatti signore, un'idea? Signore, siete soddisfatte? Anche voi lì da casa? Non tutte le facce sono soddisfatte, c'è stato qualcuno adesso loro che stanno... posso alzarmi dalla trappola? Loro intanto stanno compilando la loro scheda e tra poco vedremo il risultato. Va bene. Nel frattempo ci sentiamo una bella canzone, una canzone, sai che stiamo un po' celebrando gli anni 80 in questa puntata di Domenica In... C'è una canzone, io poi sono una baglioniana proprio convinta, che mi piace molto perché sottolinea proprio l'impegno che ci vuole quotidiano, giorno dopo giorno, sia nei rapporti, nelle relazioni, ma sia anche e soprattutto nello sport. È Strada Facendo e ce la canta Silvia Salemi, eccola qua. Siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti, tra fini del tram, fragile e violento, mi son detto tu vedrai. Vedrai, strada facendo, vedrai.
neanche questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che ci fa andare avanti a dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni? Amore che ci fa cantare e amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani. C'è migliore perché domani, perché domani c'è migliore perché domani. Grazie infinite. Complimenti, ciao. Complimentissime. Ciao, veramente. Grazie. Canzone meravigliosa, tu, pazzesca. È una delle poche cose, purtroppo, non è poche cose che non so fare, poche cose vorrei saper fare. E cantare? Dire, no? Eh sì, ma può passare con gli anni. Imparare? Ho capito comunque una piccola, diciamo, indole romantica che ho. Hai capito, Rosolino? Sì, 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 insomma, io non so complimento. Nuotare come te, quindi esatto. Vedi che... Ognuno vuol dire. Esatto. Silvia, brava. Grazie infinite. Grazie e buona Pasqua grazie a tutti. Grazie a te, grazie davvero, Silvia. Massimiliano, siamo quasi arrivati a sapere il verdetto finale. Io vorrei sapere velocemente il nostro parterre come ti giudica, Anna. Secondo voi? Pericoloso, amico, amico. Ci vorrebbe un amico. Tu diresti amico, Angela? Assolutamente amico, è troppo simpatico. Ma simpaticissimo. Poi è napoletano, capito? È vero, molto meglio con la barba che senza, eh? Sì. È meglio sì. Con la barba. Ho visto questa cosa. Ma a me sai che mi piace in tutti e due i modi, devo dire. Vabbè, Enrico? Tu, ma, marito, amante o amico? No, amico e basta. Amico, secondo me amico fa il botto. Marito, perdonami. Marito, proprio. Non sopporterei mai. Un certo successo con le amiche. Hai molte amiche? Sì, sì. Ma amiche, sì. Amiche? No, amiche. Anche perché Natalia l'ammazza. Sì, sì, quella sì. È russa, oh. No, ovvio, ovvio. Dopo Frozen, che non ti congela. Ti prendi di congela di spesso. E il titovo. Bravo, bravo. Fatto. Però sarà, sì, sono bravo a ascoltare, a dire la mia. Sì, sì, amico mi piacerebbe molto. Ok, allora mi dicono volete. Che sono pronti i risultati, dico bene? E allora, creiamo un po' di atmosfera e vediamo qual è il primo risultato che ci manderà la grafica. Primo. Il primo. Vediamo che non vuol dire quello che ha avuto di più, eh. È il primo. È una sorpresa. Vabbè. Vediamo come ti giudicano come amante il 3, solo il 30% ragazzi, come amante. Purtroppo non sei più il ghepardo di una volta. Questione di dati di fatto. E il 30% già sai, come il 30% già sai. E già sai, va bene. Allora, adesso vediamo... Mi faccio la maglietta, vi lo giuro che faccio la maglietta adesso. 30%, ok. Vediamo gli altri risultati per capire quale avrà vinto. Amico, il 46%. E ciò! Va bene, qui c'è la musichetta dell'amico. Ragazzi! E soltanto il 24%, però io pensavo anche meno. No, io pensavo di meno, sì, io comunque sono soddisfatto. Perché secondo me ti vogliono lasciare alla Titova. Sì, diciamolo, anche secondo me, no? Sì, questo comunque è una cosa positiva. Una coppia meravigliosa. Sono rimasta molto contenta da questo sondaggio. Allora, speriamo salutiamo Natalia da casa, esatto, grazie. Auguri a te, grazie.